Allora, mentre stiamo andando all'oggetto è uscito fuori il rame. 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 Io sto cercando di capire dov'era quell'oggetto che ho visto ieri. Oh, l'ho visto di notte, lo devo vedere di giorno. Non è possibile che sia sparito, ragazzi, cioè deve esserci. Era a sinistra qua. Perché se è sparito c'è da preoccuparsi. Se è sparito c'è da preoccuparsi. Sì. C'è veramente da preoccuparsi. Era. Era qui sulla sinistra più o meno, da queste parti qua. Solo che no, all'andata non l'ho trovato, infatti abbiamo fatto prima la stele. Era tipo così, messo così, tipo su quell'albero lì, però in questo caso non c'è. Era quell'oggetto lì, vero? Era un oggetto che penzola così. Sì, sì, esatto. Lì. Esatto. Dovrebbe venire anche abbastanza bene. Esatto, poi era giallo. E sarà poco più avanti. Ok, l'abbiamo trovato, è ancora qua. Là è dove c'è stata la sfera di luce, come potete vedere ci sono solo alberi. La sfera avvistata era là, più o meno. Allora, che materiale ti sembra? Sembrerebbe legno. Ok. Tutto un pezzo, perché qui qualcuno pensava fosse una copertura, come potete vedere è tutto un pezzo. Sì, sì, è tutto un pezzo unico. Io ho fatto delle foto, non riesco a capire che razza di alfabeto sia e perché dovrebbe essere stato scritto così, qua. Sì, è strano. Ma qui è tutto strano in questo mondo. In questo mondo. Questo monte è tutto strano. Cioè, cos'è? Esatto, perché? Perché? Poi voluto, attaccato, cioè. Sì, sì, sì. Non è che l'hanno lasciato qui perché poteva servire. Boh. Questo. Sì, ha un significato, ma non si riesce a capire quale. Non c'è da dire che può far per un idiota, qui c'è nulla. Cioè siamo praticamente. Guarda, c'è un CD. C'è un CD. Allora, è un CD con un buco. Questo qui viene utilizzato anche come spaventapasseri spesso. Però. No! No, io non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Porca puttana. Questo ha a che vedere. Esatto. Questo ha a che vedere con sì, quello. Forse era attaccato. Era attaccato a qualche parte o boh, se. Cioè. Allora, questa parte qui non è stata toccata, c'è stato fatto un buco, quindi era attaccato a qualche parte. Sì. Qui davanti ci hanno messo qualcosa sopra. Sì. E poi hanno disegnato questi tre simboli che non ho idea di cosa siano. Qualcosa c'è, per forza, cioè, non è possibile. Sembra quasi che sia un punto qua che è servito a qualcosa, a fare qualcosa, che è strano. Non è da dire neanche che siamo in un punto dove hanno fatto qualcosa, perché siamo in una collinetta, in una collina. Sì, non ci sono tracce di niente qua. No, niente, almeno che non ci sia qualcosa più giù, ma non credo. Sì, io ho dato un'occhiata ieri notte, ma ovviamente quella visibilità che c'era, questo lo appoggio qua. Ma guarda, questo di CD è strano. Qui non si vede nient'altro. Io pensavo all'inizio, pensavo che fosse un segnale che indicasse qualcosa qua, perché sul Palodina c'era una serie di segnali da seguire. Però qua non vedo niente a distanza. Ragazzi, spiegatemi su un CD perché uno dovrebbe incidere tre simboli. Io so dell'utilizzo del CD per fare riflessi, per spaventare gli uccelli nei raccolti, ma non che si disegnano tre simboli strani. Allora, qui non sta suonando lo strumento. No, proprio zero. Quindi non è che questo è un posto particolare. Qui c'è un segnale, semplicemente. Un segnale di qualcosa. Sì. Non si capisce a chi dovrebbe servire. Poi perché ci sono tutte queste X laterali, oltretutto. Stranissimo. Messaggio. Eccolo. Suona? Sì. Qui l'ha dato ora. L'ha dato velocemente? Sì, l'ha dato velocemente. Ora perché ho la... Aspettate, eh. Ah, era in muto? Era in muto. Ah, ok. Era in vibrazione. Qui l'ha data, guarda. Davvero. E naturalmente è stato tarato come l'RF, quasi a zero praticamente. Quindi si ritorna lì, che a zero, se non c'è qualcosa di forte... Non si dovrebbe illuminare. Naturalmente questo non gli dà noia. No, quindi. No, quello no, sennò si sarebbe... Sì.
quindi non dà noia a nulla. Quindi ragazzi, c'è poco da fare. Qui davanti. Qui è rimasto a rame ancora, sì, esatto, a rame, sì. Non ho detto più niente. Sì. Ecco, ecco, ha fatto due tocchi, ecco. Vediamo se... Allora. Vediamo se riesco a dargli la modalità... Cosa serve? Questo qui serve, fa la stessa cosa, soltanto è un fascio di luce rosso che te lo puoi praticamente su una parete o qualcosa, lo piazzi in terra, sì. E se qualcosa passa davanti lo rileva come fa con le reti. Ah, fa del sensore di movimento? Sì. Ah, interessante. Capito? Qualsiasi cosa che passa attorno, naturalmente deve essere un'energia forte, non è come il REM pod, capito? Quindi se c'è qualcosa di forte lo rileva, capito? Però prima qui l'ha fatto, qui l'ha dato. Abbiamo raggiunto un memoriale qua vicino e abbiamo deciso di provare con gli strumenti anche qua. Sì. In questo posto sicuramente è successa una strage durante il periodo del nazifascismo. Come potete vedere, dalla parola rame non è più successo niente. Da un bel po'. Come si è fermato? C'è qualcuno di queste persone che sono qui scritte su questa lapide che è rimasto in questo posto? Allora, per capirlo bisogna che arrivati su questi strumenti che sono qua. Sì, o potete dire il vostro nome qua? Sarebbe, per noi sarebbe importante, ecco, questa cosa. Vogliamo sapere se, capire se la vostra energia è ancora qua. Sappiamo che è successo cose brutte qua, eh? Sembra tutto tranquillo, per me no. Tutto tranquillo. Qui ci sono dei nomi, quindi... Sì. Sarti Emilio. Adesso io proverò a leggere i soprannomi di queste persone. Vediamo se qualcuno di voi fa... Sì. Risponde, può rispondere. Macchi. Biondo. Gnagnero. Stoppa. Baffo. Corrado. Medoro. Tom. Scorza. Baddo. Prato. Stracchino. Agnellone. C'è qualcuno delle persone che abbiamo nominato qui con noi? Sembra tutto tranquillo, eh? Tanto l'eco non fa. Non funziona. Non funziona. Non funziona. Non ha mai funzionato. Ok, proviamo con Radio Hack. Qualcuna di queste persone può dire qualcosa tramite questo strumento? No.